Allora, a questo punto non percorrere, è vero, ma insomma viene qui Niccolò Guasti. Dunque, Niccolò Guasti è a Foggia, è ricercatore di storia moderna e appunto. Come dici? In esilio. In esilio, in esilio. No, non è in esilio. Dunque, ha studiato il riformismo spagnolo del Settecento, è stato alla scuola normale come perfezionando e poi ha studiato l'espulsione dei gesuiti iberici. Vorrei aggiungere, non c'è nel curriculum qui, che io sono stato il precettore, è vero, di Niccolò Guasti, e forse l'ho avviato in qualche maniera, Sì. ho coadiuvato al passaggio gesuitico, Indubbiamente. dal riformismo spagnolo c'erano certamente dei collegamenti, è vero, cioè, ma in ogni modo poi si è sviluppata tutta una ricca serie di ricerche da parte di Guasti, vari articoli e poi due libri molto importanti proprio sulla soppressione, poi l'espulsione dei gesuiti e la presenza dei gesuiti spagnoli in Italia dopo la soppressione, appunto. Allora, Niccolò Guasti ci parlerà della precettori, confessori, segretari e amministratori, i gesuiti spagnoli espulsi e le élite italiane di fine Settecento. Cioè, questa figura che diventa polivalente, vero? Precettori, confessori, segretari, amministratori, vediamo, è vero, questa multiforme attività dei, no, dei gesuiti espulsi. Allora, la parola Ah, grazie, Guasti. grazie professore. Ovviamente è un piacere essere diretto Sono di di continuo, nuovo continuo la mia parte di di precettore. precettore. No, No. insomma. Dunque, la mia relazione seguirà un taglio eminentemente empirico, e cioè nel senso che non mi occuperò del dibattito teorico sul ruolo del precettore o dell'istitutore nella seconda metà del Settecento. Devo dire che questa scelta è scaturita essenzialmente da due fattori. Il primo è stato ovviamente la volontà di dialogare con le relazioni di Patrizia e credo anche di Andrea e quindi di costruire un discorso in qualche modo speculare e complementare. E quindi ho reputato utile analizzare, partendo da alcuni casi specifici riguardanti i gesuiti spagnoli espulsi, non solo qualche aspetto, alcuni aspetti della pratica didattica, in sostanza la resa nella pratica dei metodi educativi enucleati dalla trattatistica, ma soprattutto di analizzare alcune questioni pratiche legate proprio al quotidiano e alla realtà materiale del mestiere di precettore. Secondariamente, la scelta di adottare questa prospettiva in qualche modo dal basso, se così mi posso esprimere, è scaturita, direi direttamente, in maniera più potente, dalle fonti che ho scelto di privilegiare e che di fatto mi sono anche più familiari. E quindi ritorna il discorso che facevamo ieri, e cioè gli epistolari, le memorie, le relazioni di viaggio, le autobiografie, i cosiddetti egodocumenti che oggi sono tanto di moda, prodotti espressamente dai gesuiti spagnoli espulsi oppure dai loro datori di lavoro, a cui bisognerebbe aggiungere, come abbiamo già detto ieri, anche i rogiti notarili. Ora, alcune di queste corrispondenze, come quelle di Juan Andrés e di Ramón Jiménez de Cenarbe con Fabio Ala, per esempio, sono state edite integralmente. Oppure, nel caso di Hervás, con la corrispondenza di Hervás con i marchesi Locatelli di Cesena, solamente parzialmente. Altrettanto può dirsi per alcune memorie o autobiografie, a cominciare da quella molto nota di Monaldo Leopardi. Ma la stragrande maggioranza di questi documenti rimane ancora dispersa, custodita presso numerosi archivi e biblioteche del centro nord Italia, oltre che ovviamente nelle biblioteche romane, in particolar modo quella dell'Arsi, dell'Ordine, l'Archivum Romano della Compagnia di Gesù, ma anche nella Biblioteca Nazionale di Roma. Ecco, avendo consultato alcuni di questi epistolari, è stato per me naturale, anche per ragioni pratiche, di comodo, partire
partire da questo materiale, da questo magma, per costruire la relazione. Ora, queste fonti, per la loro stessa natura, permettono di aprire una finestra su una serie di questioni economiche, sociali, ideologiche, culturali e proprio meramente organizzative, che naturalmente la trattatistica sul precettore non può spiegare completamente o proprio non affronta. Ovviamente nel redigere la relazione mi sono avvalso di una griglia interpretativa e per gli scopi che mi sono prefisso, tra l'ormai vasta bibliografia, insomma, sull'argomento, questo punto di riferimento l'ho colto nel saggio, nel noto saggio già citato ieri da Maria Pia di Daniel Roche, il precettore, educatore privilegiato e intermediario culturale, la cui prima versione francese risale al 1985. Ora, questo perché alcuni temi, la stessa prospettiva adottata da Roche, fermo restando le tante diversità del contesto francese rispetto a quelli italiani, si attagliavano perfettamente alle tante informazioni che si ricavano dalle corrispondenze o memorie private degli espulsi o comunque provenienti dai loro milieu italiani. Quindi le indicazioni di Roche mi hanno in qualche maniera aiutato a ordinare i tanti spunti o le tante questioni desumibili appunto da questo tipo di fonti, che altrimenti sarebbero rimaste a un livello impressionistico o comunque confuso. Su questa base cercherò anche di formulare delle ipotesi e delle possibili chiavi di lettura in riferimento alle strategie adottate dai gesuiti spagnoli espulsi. Ora però, prima di entrare nel vivo della relazione, mi sembra comunque opportuno richiamare alcuni dati, alcune coordinate generali, per meglio contestualizzare il tema della relazione, cominciando dallo specificare che con l'aggettivo spagnolo-spagnoli io intendo, deve essere inteso questo aggettivo in senso estensivo, cioè nel senso di appartenenti alla monarchia spagnola. Quindi quando parliamo di gesuiti spagnoli ci riferiamo anche ai gesuiti novohispani, filippini, eccetera, che appartengono appunto alla monarchia spagnola. Nel 1767, all'atto della drammatica espulsione di Carlo III, l'assistenza spagnola era formata da ben 11 province, 4 metropolitane e 7 oltremarine, ed era composta da più di 5.000 religiosi, di cui circa 2.800 sacerdoti, praticamente la metà 1.400 coadiutori, e poi c'erano 780 circa novizi. Quindi si trattava dell'assistenza più numerosa dopo quella tedesca, che alla fine degli anni 60 del 700 contava circa 8.700 appartenenti, mentre quella italiana, per dare un ordine di grandezza, ne contava l'insieme delle province italiane 3.600 gesuiti. Ragion per cui l'esecuzione dell'espulsione comportò l'organizzazione di un'operazione militare e logistica di immani proporzioni, che è stata studiata soprattutto da Enrique Jiménez López e dal gruppo che Jiménez López coordina ad Alicante. Ci sarebbero altre due questioni preliminari che sarebbe stato utile affrontare, ma che magari rimando agli atti, e cioè la questione della crisi del binomio, la crisi settecentesca, che inizia già nell'epoca che continuiamo a definire della crisi della coscienza europea, cioè dagli anni 80, del 600, degli anni 30, del 700, del binomio collegio gesuitico ratio studiorum. Nello stesso tempo sarebbe importante anche fare un discorso preliminare sulla identità plurale della Compagnia di Gesù, e in particolar modo dell'assistenza spagnola in esilio, e rimarcare appunto la presenza anche all'interno della Compagnia di Gesù di correnti, di gruppi che comunque continuano questa operazione di apertura alla cultura moderna, in questo caso alla cultura illuministica. Sarebbe insomma troppo lungo da affrontare. Quindi, riprendendo il filo del discorso, l'inserimento degli ex gesuiti spagnoli espulsi nel settore educativo italiano di fine Settecento può essere considerato un fenomeno sociale e culturale di grande rilevanza. Sebbene i dettagli quantitativi di questo fenomeno non siano del tutto chiari e precisi, dalla centralità delle figure dell'ex assistenza spagnola che si impegnarono nell'educazione dei giovani aristocratici italiani,
e anche dall'importanza di quelle stesse figure di aristocratici che si formarono, richiamiamo la certezza che, almeno da un punto di vista qualitativo se non quantitativo, il ruolo da essi svolto fu certamente molto importante. In una parola, se dovessi insomma riassumere in una definizione insomma il senso di questa importanza, si potrebbe dire che gli espulsi contribuirono in maniera determinante alla formazione di quel ceto dirigente italiano che si rese appunto protagonista, almeno nel centro-nord d'Italia, sia dell'età napoleonica che poi della Restaurazione. Ora, utilizzando proprio la griglia interpretativa fornita da Roche, che quell'articolo secondo me è geniale, come molte cose che ha scritto Roche, ma è veramente, dà una serie di chiavi di lettura veramente interessanti. Ecco, le corrispondenze, le memorie, le biografie prodotte dagli ex gesuiti fanno emergere alcuni aspetti o tratti salienti ricorrenti che qui diciamo, cercherò di elencare, di illustrarvi. Poi magari scendiamo anche nel dettaglio su alcuni casi specifici e peculiari. Allora, in primo luogo, queste fonti confermano un primo dato, e cioè l'esistenza di una concezione fluida della figura sociale del precettore. Questo cioè è un personaggio ambiguo, come dice Roche, a metà strada tra il domestico, che si contratta, riceve un salario, all'occorrenza si licenzia pure, perché i suoi servizi non sono più necessari, oppure non sono stati all'altezza della situazione e delle richieste del datore di lavoro. Tra questa figura del domestico e la figura dell'intellettuale, il cui compito è trasmettere a rampollo determinati valori sociali, morali, religiosi, culturali, il più delle volte tradizionali, ma sempre più spesso, nel corso del Settecento, al passo con i tempi. L'ex gesuita spagnolo non è comunque solo un istitutore, un maestro. Magari entra in una famiglia come insegnante, ma poi nel corso degli anni i suoi ruoli si dilatano, non solo nel senso che da prima si occupa della formazione del primogenito per poi passare ai cadetti e alle successive generazioni dei giovani della famiglia in cui vive. Si tratta piuttosto di una dilatazione di funzioni che lo porta in primo luogo a seguire il proprio discepolo nel Grand Tour italiano. È lui che lo segue. Svolge poi un ruolo di accompagnatore mondano delle donne di casa, anche questo è un ruolo interessante, addentrandosi quindi in un territorio che sconfina nel cicisbeismo, in qualche maniera. Passa quindi a occuparsi dell'assistenza dei capofamiglia, allorquando questi invecchiano e si ammalano sempre più di frequente, svolgendo quindi un ruolo che oggi definiremo di badante, ma che di fatto in realtà era quello che nelle corti europee, nelle grandi famiglie aristocratiche, svolgevano una serie di figure, camerieri, l'aiutante di camera, eccetera. E che quindi lo allontana ancora una volta, in questo caso, dalla figura dell'intellettuale e lo riavvicina al mondo della servitù. Può poi svolgere il delicato compito di direttore spirituale o comunque di sacerdote privato della famiglia, svolge all'occorrenza o quando ha esaurito il suo ruolo di educatore, funzioni di segretario, di amministratore, di governatore in senso economico stavolta, cioè proprio di economo, di gestore della casa, addirittura economo dell'intero patrimonio del lignaggio, ovviamente di bibliotecario stesso, laddove ci sia una biblioteca importante, financo di sensale di matrimoni tra le famiglie aristocratiche che ha frequentato, intervenendo quindi in una sfera, quella delle alleanze matrimoniali, cruciale per la vita e per la sopravvivenza dei ceti dirigenti nobiliari d'antico regime. Ecco, i casi di questo slittamento o questa continua sovrapposizione di funzioni e di ruoli sono molteplici e coinvolgono anche figure centrali dell'intelligenza dell'ex assistenza spagnola in esilio: Andrés, Hervás, Jiménez, Torres, Colomés, eccetera, ma qui la lista è molto ampia. Naturalmente, data la delicatezza di tali funzioni e ruoli, i gesuiti spagnoli espulsi si trovarono a volte immischiati in litigi familiari, interfamiliari, ma anche all'interno dei vari rami del lignaggio,
oppure in scandali, vicende in cui spesso riemergono elementi antichi della mai sopita leyenda negra anticesuitica, che voleva ad esempio gli ignaziani abilissimi nel circuire anziani, donne, giovani eredi di cui erano tutori, magari utilizzando lo strumento della confessione. Potrei ricordare a riguardo uno scandalo che coinvolse tre gesuiti andalusi, Silva, Bertocca e Montoro, assidui frequentatori dei conti Garampi di Rimini, la stessa famiglia del nunzio apostolico, sì, tra il 1778 e il 1792, accusati per l'appunto di aver approfittato attraverso il confessionale della coppia degli anziani marchesi della casata, gestendo per giunta una quota importante della dote della giovane moglie, la contessa bolognese Chiara Mariscotti, del primogenito. In questo caso, al di là insomma delle accuse che potevano essere veridiche o meno, comunque emerge il dato importante, è che emerge una sorta di divisione del lavoro tra gli espulsi: direzione spirituale, educazione dei rampolli, gestione del patrimonio familiare convergono in un'unica strategia volta al controllo dell'intera vita di una famiglia aristocratica. Secondo punto. Nel corso del Settecento si afferma la figura del precettore letterato, questo dice Roche, no? In quell'articolo. Ecco, anche molti gesuiti espulsi, specie dopo la soppressione canonica del 1773, rientrano perfettamente in questa categoria. I casi più eclatanti, ma sono solamente alcuni esempi, sono forse quelli di Juan Andrés, precettore presso i Marchesi Bianchi di Mantova, oppure del madrilegno Esteban Arteaga, che si colloca invece presso gli albergati Capacelli di Bologna. Si tratta perciò di un'occupazione temporanea, però in un doppio senso, cioè può essere considerata come una tappa della carriera del letterato, perché evidentemente la frequentazione di una casa nobile permette l'accesso ai salotti, alle conversazioni, alle accademie, cioè ai luoghi della sociabilità settecentesca, ma anche a protezioni illustri, a un mecenatismo necessario per esempio per finanziare la stampa oppure la sottoscrizione e l'acquisto stesso tramite sottoscrizione dei loro stessi scritti, delle cose che pubblicano. Permette anche l'accesso a prebende o benefici, può aprire la carriera nell'ambito del clero o del sistema educativo pubblico, come lo intende pubblico in senso lato, appunto come si diceva prima. A cominciare dalle università, ci sono molti gesuiti espulsi che entrano in cattedre universitarie, soprattutto a Bologna, a Ferrara e anche a Pavia. Nello stesso tempo però la scelta di diventare precettore può essere anche frutto di un ripiego, e cioè conseguenza proprio del fallimento della carriera del letterato. Non a caso sono soprattutto da quei gesuiti che coltivano velleità letterarie, spesso frustrate o comunque che non rispondono totalmente alle aspettative iniziali, che emergono le accuse di sfruttamento. Nel mio caso interessanti sono le accuse che provengono dai valenzani Antonio Conca e Juan Bautista Colomés. Il primo precettore in casa Galeotti a Ferrara, sempre a caccia dei riconoscimenti da parte del governo di Madrid per i propri meriti letterari, in una lettera a Giulio Perini, vice bibliotecario della Maglia Vecchiana, dell'ottobre del 1786, denuncia l'atteggiamento opportunista delle famiglie aristocratiche italiane che presentano l'accoglienza presso le loro case di questi espulsi come un atto di generosità, quando invece hanno bisogno degli espulsi per una miriade di servizi. Ora, vi leggo questo brano. La disgrazia nostra è di essere in gran numero, e in un paese pieno zeppo di pettegolismo e di pregiudizi. Un forastiero e questi spagnuolo, un è gesuita, oimè, quanti gli fan torto delle risate, altri credono di onorarlo accettandolo nelle loro case, mentre ne hanno di bisogno, altri puntini in sospensione, ma basta che non posso più. Questa è una chiusa, questo vittimismo che ritorna nelle lettere di Conca, che appunto è ricorrente. Terzo punto, il terzo elemento. Anche nell'Italia del centro-nord, nella seconda metà del Settecento, esiste un vero e proprio mercato dei precettori che conosce un boom proprio dopo la soppressione canonica nel 1773 della Compagnia, che di fatto immise sul mercato dell'istruzione, sia privata che pubblica, tra virgolette,
centinaia di potenziali aspiranti insegnanti di più discipline, a più livelli e in più ambiti anche. I gesuiti spagnoli furono talmente consapevoli di tale nuova congiuntura che alcuni di essi, solitamente coloro che si erano già affermati nella Repubblica Letteraria Italiana, si trasformarono essi stessi in procacciatori di precettori, caldeggiando ovviamente ex gesuiti spagnoli, i loro ex confratelli. Interessanti a riguardo sono le lettere, alcune lettere che Juan Andrés indirizza tra il 1776 e il 1783 agli ex confratelli Ramón Jiménez e Girolamo Tiraboschi, che ora, di cui vi leggerò degli estratti, perché queste lettere contengono delle indicazioni su alcuni elementi economici e culturali del mestiere del precettore davvero interessanti. In particolare ricaviamo alcune conferme, a cominciare da questa fluidità dei ruoli che il precettore ormai deve possedere. Allora, scrive Andrés a Ramón Jiménez nel novembre del 1777. Ha legato a Ca, cioè a Mantova, alla Marchesa Castiglioni, un precettore para suo hijo, Caballero de Belluno, e qui ritorna alla questione della mobilità, questo da Belluno si sposta a Mantova per fare il precettore. Cuyo nombre aún no sé, cioè non conosco come si chiama, a quien la marchesa da tavola, servitù, eccetera, carrozza non interamente a sua disposizione, però de servirsi los días que quiere, i 120 zecchies, cioè 120 zecchini, de onorario, di stipendio. Pienso ir hoy a visitar alla marchesa y ver el precettore. E infatti ci va. Andrés ci va, perché un mese dopo torna a scrivere a Ramón Jiménez. Estuve en casa Castiglioni y vi al conde Prata. Qui, prima notazione, è un conte, quindi qui riemerge la figura del precettore nobile. Il conde Prata, precettore, caballero della età de usted y de la mia, cioè 36 anni, polido y culto, però non credo che sia letterato, ni talvez la madre lo querrà tal. Quindi il conte Prata non è un letterato, ma perché? Perché la marchesa non l'ha voluto letterato, ha scelto quella tipologia lì di precettore. Ya hace tiempo che sta qui, però non si habla de él come si tal hombre no hubiera, cioè non incide, proprio perché non è letterato, non incide nei dibattiti locali, non frequenta probabilmente le accademie, eccetera. Due anni dopo, nel 78, Andrés, sempre a Jiménez, scrive un'altra lettera in cui dà questa informazione: ha venido acá don Félix Tord, che era un gesuita della sua ex provincia, un aragonese, por maestro en casa Platis, ciudadano noble, tesorero con titolo de consejero, y que tiene por mujer una dama de Vicenza, pariente della marchesina de Gazzoldo. Anche qui c'è tutta un'attenzione particolare per le genealogie che i gesuiti sviluppano nel corso, sono informatissimi di tutto, di tutte le informazioni che riguardano parentele, avvenimenti, parti, malattie, eccetera. Me ha dicho que por ahora está bien, pero el haber mudado 7 u 8 en pocos años hace temer que aún este no pueda durar mucho. Quindi la marchesa ha cambiato negli ultimi anni 7-8 precettori, quindi qui c'è il rischio che anche l'ex confratello Tord duri poco. In verità invece dura, perché nelle cartas familiares di Andrés, scritte nel 1785, Andrés dice che appunto Félix Tord fa precettore in casa Platis, quindi erano passati 7 anni, per cui da questo punto di vista non era stato licenziato subito, come era successo ai suoi... a chi l'aveva preceduto. E poi veniamo a tre lettere, estratti insomma di lettere, che Andrés indirizza a Tiraboschi, cioè non all'ultimo degli scribacchini, insomma una figura importante del Settecento italiano, il quale gli chiede di contrattare, di trovare un precettore. E quindi dice nel novembre del 1783 Andrés a Tiraboschi: vedo quali siano le brame del signor Marchese Terzi.
si domanda troppo e si promette troppo poco. Ho già scritto a qualcuno, potenziale precettore, ma non ho molta speranza di riuscirne. Si vorranno almeno prima alcune spiegazioni riguardo all'istruzione da darsi ai cavalierini e riguardo alle messe che debbono essere pagate. Staremo a vedere. Quindi qui emerge la questione: che tipo di educazione vuole il Marchese Terzi? E poi quali sono i benefit che questo lavoro comporta? Le messe, appunto. E poi, nemmeno una settimana dopo, Andrés dedica tutta una lettera a questa questione, a Tiraboschi. Signor Abate carissimo, ho incontrato un bravissimo giovine, che non è lontano dall'abbracciare il partito di Bergamo, cioè di andare appunto dal Marchese Terzi di Bergamo, ma vorrebbe qualche schiarimento su molte incombenze che gli si vogliono dare. Primieramente, quello, e cita il passo della lettera precedente di Tiraboschi, quello scrivere le sue lettere all'occasione, chiuse virgolette, può fare un segretario bello e buono, se le lettere sono alquanto frequenti, ed occupare tutto l'uomo. Ma a me pare che se le lettere sono poche, le potrà scrivere il signor Marchese, senza altro aiuto, tolta qualche occasione accidentale. Ma se sono molte, non conviene addossare ad un povero galantuomo questo peso. Quindi, se viene a fare il precettore, viene a fare il precettore, ma non il segretario. Se gli si vuole scaricare anche le incombenze di copiare le lettere, questo è già un altro lavoro. E poi ritorno su questo termine galantuomo. In secondo luogo, quel poco di scuola, anche qui tra virgolette, può essere il dare ai cavalierini qualche istruzione diaria, senza il peso di doverne avere la cura tutto il giorno, condurli fuori casa, eccetera. E in questo modo l'accetta. Quindi se c'è solamente da fare il maestro, va bene. Ma se il poco di scuola porta seco tutti i pesi magisteriali, non è nemmeno da proporsi questa aggiunta agli altri tre impieghi, cioè a quello di segretario, a quello di accompagnatore e precettore. Ultimamente il salario è troppo ristretto e quel 13 è un numero fuori da ogni proporzione che dovrebbe cambiarsi in 18, formando tre scudi al mese, che è una cosa più pulita e più equa. Quindi c'è anche la questione del salario, gli si dà poco, gli si vuole dare poco. Io poi aggiungo che sarebbe bene non dare all'abate verun titolo nella casa, né di segretario né di maestro, eccetera. I nomi hanno presso molti grande influenza. Qui c'è proprio uno spaccato, una finestra verso la mentalità, insomma, di Ancien Régime, con tutta l'importanza data ai titoli, ai nomi. Questo spagnolo, quindi è un ex gesuita, benché lontanissimo da ogni boria, e pecca alquanto per troppo buono, è nato nobile e merita anche per questo qualche riguardo. E qui c'è un'altra questione che emerge, cioè gran parte degli espulsi, una buona parte degli espulsi che vanno a fare i precettori sono nobili. E quindi il rapporto non può essere quello di un rapporto, diciamo, nei confronti di un sottoposto, di uno che si paga. È un rapporto alla pari, almeno dal punto di vista, diciamo, cettuale. Poi gli si dà anche magari uno stipendio, una diaria, eccetera. Però il rapporto deve essere un rapporto alla pari. E poi due settimane dopo, qui finisco le citazioni, torna a scrivere a Tiraboschi: signore Abate gentilissimo, ho scritto oggi a Bologna. Quindi l'ha cercato a Bologna, e sebbene il soggetto da me ricercato abbia anch'egli un mezzo impegno, spero che nel caso di risolversi a prendere il signor Marchese Terzi, non mancherà o questo o un altro. Cioè, se non è lui, sarà comunque un altro. Quindi questo ci dà anche il senso della fluidità del mercato. Quarto elemento. La presenza del precettore viene spesso esibita dalle famiglie aristocratiche. Per quelle che hanno una lunga tradizione di sostegno alla compagnia, i cosiddetti terziari, come per esempio i Leopardi di Recanati, accogliere un gesuita in casa significa ribadire gli antichi legami e una precisa appartenenza ad un mondo di valori. Lo conferma appunto Monaldo stesso nella sua autobiografia. Ma nel caso delle famiglie aristocratiche che hanno acquisito solo in tempi recenti uno status nobiliare, se non giuridicamente, almeno nella percezione collettiva della comunità in cui sono inserite, la presenza di un precettore ex gesuita in casa può essere considerata alla stregua di una spesa voluttuaria
o di lusso, volta all'ostentazione, perché in qualche modo sancisce il raggiungimento di una posizione di preminenza nell'ambito della scala dei ranghi d'antico regime. Quindi rappresenta il suggello dell'ascesa sociale. Nel nostro caso mi sembra evidente che le famiglie aristocratiche del centro-nord, magari proprio quelle che provenivano dal patriziato cittadino e che avevano raggiunto in tempi recenti il titolo marchionale grazie ad un'oculata politica matrimoniale, si trovavano in qualche modo avvantaggiate, come conferma la lettera di Conca sopra ricordata, anche semplicemente per l'abbondanza di ex gesuiti, non solamente spagnoli, disposti dopo il 1773 a ricoprire tale ruolo. Peraltro, ostentare il servizio di un precettore iberico o sudamericano conferiva anche un tocco di esotismo a questa spesa voluttuaria, un esotismo rimarcato dal florido scambio di generi di consumo con la Spagna e il Sud America, messo in piedi da tanti espulsi, in particolar modo di vini, spezie, cioccolata e tabacco, scambio che andò ovviamente ad arricchire le tavole e quindi anche i rinfreschi pubblici dei loro mecenati. Quindi gli ex gesuiti espulsi furono mediatori di cultura nel senso più ampio del termine, anche della cultura alimentare e della cultura culinaria. Sembra quindi che soprattutto in Emilia-Romagna, in Umbria e nelle Marche, dopo il 1773, l'offerta dei precettori superi, questa è una sensazione, superi la domanda. Si ha poi anche un'altra sensazione, cioè che nell'ambito di tale mercato i precettori spagnoli svolgano una sorta di dumping o concorrenza sleale nei confronti dei loro ex confratelli o degli altri religiosi italiani. Essi cioè costano meno, non solo perché sono provvisti di una pensione vitalizia erogata dal governo di Madrid, ma anche perché ricevono più o meno regolarmente, chi più chi meno, rimesse di denaro proveniente dai familiari o per esempio da cappellanie. Perciò spesso, come nel caso paradigmatico, ma non certo isolato di Torres in Casa Leopardi, i precettori rinunciano ad un salario, sebbene, come osserva Roche, come abbiamo visto anche nella prima lettera che ho citato di Andrés, questa voce, cioè la voce di salario, poteva comprendere, cito Roche, una molteplicità di remunerazioni, alloggio, vitto, disponibilità di servitù, utilizzazione dei beni diversi, cavalli, mobili, libri della biblioteca, doni, premi, retribuzioni eccezionali, rendite alla fine del servizio, eccetera. A cui io personalmente aggiungerei anche le spese postali, perché i gesuiti espulsi utilizzavano i corrieri statali legati alle famiglie aristocratiche presso cui vivono e quelli privati anche, i cosiddetti procacci, per spedire in tutta Italia la loro corrispondenza e soprattutto i libri che acquistavano e vendevano. Solitamente quindi i gesuiti spagnoli espulsi si accontentavano del vitto e dell'alloggio e perciò costavano meno rispetto ai loro ex confratelli italiani, ma anche per esempio agli ex confratelli portoghesi, che fino alla caduta di Pombal non avranno una pensione vitalizia. Si tratta perciò di una doppia convenienza del datore di lavoro, ma anche del precettore, che scaturiva spesso da un mero calcolo economico. E devo dire che le lettere degli espulsi sono piene di riferimenti alle spese effettuate da loro, dai loro mecenati, che di fatto diventa questo aspetto economico molto spesso un leitmotiv di queste lettere. Quinto elemento, il gesuita in genere ha il merito di garantire un'educazione ibrida, tradizionale però anche moderna nel contempo, un'istruzione che concili, come dice Roche, i valori della tradizione e quelli della modernità. Naturalmente in questo caso la scelta dipende dagli orientamenti culturali e ideologici del capofamiglia o di chi ne fa le veci, per cui a fronte di un'Albergati Capacelli che nel febbraio del 1784 sceglie un gesuita filosofo, tra virgolette, cioè fautore del neoclassicismo come appunto Arteaga, per seguire appunto l'istruzione del primogenito, vi è però anche un Monaldo Leopardi, formato da un Torres, il quale gli trasmette un'educazione indubbiamente tradizionale, che poi si rispecchierà nel pensiero reazionario di Monaldo adulto. La scelta di un precettore gesuita, o meglio, del tipo di istruzione che si desiderava che l'ex ignaziano impartisse al primogenito e ai cadetti,
dipendeva anche dai legami, lo ribadisco questo, spesso secolari, che quella determinata famiglia aveva nei confronti della compagnia. Chi meglio per esempio di un padre proveniente dalla Spagna, patria di Sant'Ignazio, poteva confermare e esibire la fedeltà e l'appartenenza ad un sistema culturale e di valori? Ma, rovesciando la prospettiva, chi meglio per esempio di un ex gesuita aragonese o messicano, poliglotto, detentore di una formazione al passo con i tempi, versato per esempio nelle scienze naturali, poteva trasmettere ai rampolli un'educazione non banale, non ordinaria, che comprendeva non solo il sapere umanistico e il latino, ma anche le scienze naturali, quindi la fisica, la chimica, la botanica, l'economia politica, la letteratura francese, magari depurata da Voltaire e compagnia, le lingue straniere, ovviamente il francese e castigliano in testa. Sesto elemento, mi avvio alla conclusione. Nel Settecento il precettore delle famiglie aristocratiche, specialmente se chierico, abate, è di solitamente giovane, lo abbiamo visto anche nella lettera che ho citato, è un giovine. Gli si chiede di avere, dice Roche, nozioni di tutto, dalle discipline classiche alla matematica, dalla poesia alla politica, dalla scrittura alla musica e alla danza. Ecco, nel caso degli espulsi, questa notazione di Roche è vera nella misura in cui furono soprattutto le giovani leve dell'assistenza spagnola, cioè soprattutto i trentenni, nati tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 del Settecento, che avevano da poco terminato la lunga formazione prima dell'espulsione, oppure che la termineranno in Italia, compresa anche l'ordinazione sacerdotale, prima appunto del 1773, a intraprendere la strada dell'istruzione privata e quella del letterato alla moda. Si tratta a volte di personaggi che si immatricolano nelle università di Bologna e di Ferrara e che quindi possono vantare una doppia formazione, spagnola all'origine, ma anche nuova, italiana, nel luogo dell'esilio. Di solito infatti i gesuiti della generazione precedente terminano il loro magistero nell'ambito dei ricostituiti collegi spagnoli in Italia tra il 1768 e il 1773 e poi passano idealmente il testimone a questa nuova generazione che si trova di fronte ad affrontare una situazione completamente diversa, successiva appunto alla soppressione canonica. Se poi, come nel caso certamente speciale di Jiménez, il precettore è anche amico di personaggi quali Giambattista Biffi, Isidoro Bianchi, prima si ricordava, e per giunta affiliato anche alla massoneria a Cremona, abbiamo la classica quadratura del cerchio, cioè un gesuita che non è certo un gesuita come ce lo immaginiamo, insomma della tradizione, è un gesuita al passo con i tempi, si direbbe, che ha rielaborato la cultura moderna, la cultura illuministica. E finisco con questo un settimo elemento. In alcuni casi l'ex gesuita spagnolo cumula in sé la figura del precettore virtuoso appartenente al clero regolare a quella del precettore di origine nobile, l'ho già anticipato, il cui compito è educare i maschi della famiglia ai valori transnazionali dell'aristocrazia, a cominciare appunto dal senso, dall'importanza dell'onore. Ecco, questo elemento non deve essere sottovalutato quando analizziamo i rapporti tra questi precettori espulsi e i loro datori di lavoro. Quindi, concludendo, ci sarebbero altre cose, la questione del sentimentalismo, il rapporto privilegiato che i gesuiti hanno con il mondo femminile, è una cosa straordinaria, emergono delle, insomma, l'attenzione per esempio che gli espulsi hanno nei confronti delle letterate italiane, delle conversazioni gestite da donne. Insomma, in sostanza, i due elementi che vorrei rimarcare della mia relazione sono questi. Innanzitutto, la fluidità di ruoli del precettore, in questo caso degli espulsi, e in secondo luogo la molteplicità di orientamenti culturali che emergono dagli espulsi che furono precettori. Quindi il fatto di appartenere ad un ordine, allo stesso ordine, non significa che questi poi, una volta disciolto l'ordine, offrono ai loro discepoli una educazione omogenea.
Quindi si adattano, e in questo sono, si dimostrano di essere veramente gesuiti, si adattano ai contesti, alle famiglie, al tipo di famiglia, al tipo di educazione che quella famiglia, quel pater familias chiede, e ci riescono perché, ritorno appunto al discorso iniziale che non ho potuto sviluppare, ci riescono perché l'identità culturale della Compagnia di Gesù, soprattutto nel corso del Settecento, è un'identità plurale, cioè è un calderone in cui c'è tutto e di più. E quindi loro riescono ad adattarsi a questa nuova fase, nel momento in cui c'è la soppressione dell'ordine, proprio perché hanno gli strumenti anche culturali per adattarsi a questa nuova situazione. Grazie. Molto bene. Molto bene. Grazie a Guasti. Perché